Il 14 aprile 1912 il Titanic colpisce un grosso iceberg, creando uno squarcio enorme nel lato destro della nave. In meno di 3 ore tutto il transatlantico viene inghiottito dalle fredde acque dell'Oceano Atlantico e dei 2200 passeggeri a bordo se ne salvarono solamente 705. Beh, quando fu costruito il Titanic, era la nave più grande mai realizzata. Lunga circa 269 metri, era praticamente un hotel di lusso galleggiante. Un'opera ingegneristica così avanguardistica che veniva definita inaffondabile. La costruzione del Titanic è iniziata il 31 marzo 1909. Tutto inizia dalla chiglia, cioè quella struttura che si trova in fondo alla nave e le permette di avere rigidità, diciamo che è come se fosse la sua spina dorsale. Attorno a questa struttura sono stati costruiti prima i fondali della nave in acciaio e poi lo scafo. Lo scafo è come se fosse la pelle della nave ed era composto da pannelli di acciaio rivettati tra loro e, come vedremo, questo dettaglio sarà di estrema importanza per capire cosa causò un naufragio così rapido del transatlantico. Nella parte inferiore dello scafo erano presenti 16 compartimenti a tenuta stagna. All'epoca erano un simbolo di innovazione, tanto che si credeva che grazie a loro la nave sarebbe stata inaffondabile. Il fumo delle caldaie a carbone veniva convogliato all'esterno grazie a queste ciminiere che si chiamano imbuti. Ma non sembrano degli imbuti? Beh, perché sono degli imbuti rovesciati. Il Titanic aveva 4 imbuti, di cui l'ultimo era finto ed era stato inserito, pensate, solo per un motivo estetico. Oltre a essere un gioiellino ingegneristico per quel tempo, il Titanic era anche la punta di diamante in termini di comfort e lusso. I suoi interni infatti erano curati nei minimi dettagli e per l'epoca si trattava senza dubbio di un'esperienza davvero unica nel suo genere. Il primo e unico viaggio del Titanic fu quello inaugurale del 10 aprile 1912, condotto dal capitano Edward John Smith e che nei piani originari sarebbe dovuto durare 6 giorni. Anche a causa del film con il grandissimo Leonardo DiCaprio, si pensa spesso che il Titanic abbia salpato da Southampton in Inghilterra per dirigersi poi direttamente verso New York. In realtà, prima di affrontare la traversata, furono fatte 2 tappe per raccogliere i passeggeri, una a Cherbourg in Francia e una a Queenstown in Irlanda. Complessivamente sulla nave, al momento della traversata, erano presenti 2200 persone. Lungo la rotta del Titanic è presente un'area che anche all'epoca era nota per i suoi iceberg. Alcuni studi hanno dimostrato che il vento e le correnti oceaniche hanno effettivamente causato il trasporto degli iceberg più a sud di quanto avvenga normalmente in quel periodo dell'anno, ma comunque non oltre i massimi limiti osservati durante il XX secolo. In altre parole, non era così improbabile trovare delle enormi montagne di ghiaccio lungo il tragitto. Nel frattempo il Titanic si avvicinava pericolosamente a un iceberg alla velocità di 22 nodi, cioè circa 40 km orari. Alle 23:35 viene scorto un enorme iceberg al largo dell'isola di Newfoundland in Canada. Al momento dell'avvistamento l'iceberg era vicinissimo, a meno di 400 metri dalla nave. Immediatamente i motori vengono azionati in modalità inversa e il timone viene ruotato tutto a sinistra per cercare di schivare l'ostacolo di ghiaccio. Ma alle 23:40 purtroppo la parte anteriore destra dello scafo colpisce l'iceberg, andando a creare una serie di squarci lunghi circa 90 metri. Queste linee rosse che vedete sono le lesioni dello scafo, dalle quali inizia ad entrare sempre più acqua. La prua comincia ad affondare e a mezzanotte circa iniziano ad allagarsi anche gli altri compartimenti stagni. Ma per quale motivo? Com'è che i compartimenti stagni si allagano? Come vedete, i compartimenti erano divisi solamente da barriere verticali. Cioè, da sopra l'acqua poteva passare e infatti più la nave si inclinava, più l'acqua riusciva a scavalcare i compartimenti. Ogni compartimento che si allagava causava di conseguenza un'ulteriore inclinazione della nave, di conseguenza altri compartimenti venivano allagati. Come vediamo in queste immagini, pian piano tutti i compartimenti da prua a poppa si allagarono uno dopo l'altro. Fondamentalmente non furono progettati a dovere. Alle 2 la nave era così inclinata che le eliche del motore erano fuori dall'acqua. Alle 2:10 la prua della nave finisce completamente sott'acqua e la poppa era inclinata a circa 45 gradi. A questo punto il peso delle 3 eliche, circa 100 tonnellate,
crea un effetto leva spezzando in due la parte superiore del transatlantico. Alle 2:18 entrambe le parti affonderanno nel giro della mezz'ora successiva.